Che poi diciamoci la verità. Aiden, ciao ciao. Bene, noi abbiamo fatto la gara, abbiamo concluso anche in zona punti. Chi se ne frega. Quando il tuo compagno di squadra non termina la gara, può essere dispiaciuto perché non prende punti il team, eccetera, eccetera, ma... sti cazzi. Ciao a tutti cari miei, ben ritrovati qui in un nuovo appuntamento su Breaking Point. Dopo il GP dell'Austria. Sto aspettando una chiamata da Brian, che spero arrivi, ma ho paura che non possa più arrivare perché l'ho rifiutata. Ok? Bene. Peccato perché finalmente potevamo parlare con lui, ma non c'è stata la possibilità. Attenzione, ehi Casper, piccola nota su Aiden. La stampa è stato spietato? Io, ragazzi, non sono io che ho problemi a leggere, quindi, ok? Apprezzo il fatto che non hai voluto esprimere pareri riguardo Aiden, ma ricordati che la stampa può fare quello che vuole con i tuoi no comment. Oh, mamma mia, ragazzi, oh, e non va bene se rispondo diplomaticamente, non va bene se rispondo piccante. Ragazzi, la stampa ha rotto gli zebedei, mamma mia. Stanner è contentissimo, è stata dura, ma è ribaltata la situazione, ben fatto caro. Per raggiungermi in ufficio appena finito di leggere questo messaggio, sarà lì per la prossima... Ma insomma, come sarà lì per la prossima mezz'ora? Ma scusami, tu sarai lì alla prossima mezz'ora, quindi sarò lì, tu sarai lì. Allora, basta, raga, io veramente con... non riesco a capire cosa vogliono dire ogni volta. Ah, attenzione, davvero lo raggiungiamo. Sarà lì lui. Ma era... Oh! Cosa c'è? Silenzio. Facciamo il punto della situazione. Siediti. Situazione? Aiden crede che sia colpa sua se ti ritiri. Mi spiace, Casper. Io ti rispetto. Più di quanto credi. Non voglio che ti ritiri. Non pensavo quello che ho detto. Se tu te ne vai per causa mia, voglio che tu sappia... Su, avanti. Diglielo. Quest'ansia non gli fa bene. Non mi ritiro per colpa tua. Ma dicono che... Non mi ritiro per colpa tua. Posso andare? No. Dovrai dargli 2 minuti del tuo tempo. Cosa sono, il suo psicologo? 2 minuti, Casper. Tutto qui. Tutti dicono... Sono degli idioti. Non mi sto ritirando per colpa tua. Ne ho parlato con Brian. Mi spiace che tu l'abbia saputo così. È tosta. Sì, a volte. La stampa. I social media. Non lo so. Come sopporti tutto? C'è pochissima gente in tutto il mondo che fa quello che facciamo noi. Lo so, ma... Pochissima. Puoi farcela. Ricorda quanto sei fortunato a fare questa vita. Intesi? Ricordalo. Ehi, Casper. Bello, è bello. Sì. Lo dimentichi mai? A volte lo fanno tutti. Bello, 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 bello. A me piacciono un sacco queste cose. Ok, sono molto romanzate, lo ripeto per l'ennesima volta, però... Molto bello quello che si sono detti. Quello che ha detto lui. Ritieniti fortunato per quello che stai facendo. Perché sei uno dei pochi al mondo che può farlo, quindi devi reggere in poche parole ciò che dicono. Pure tu che stai mettendo dislike, sei brutale. Perché sei una persona che non scrive, che non si fa scrupoli a mettere dislike anche senza vedere il video. Semplicemente perché ti sto antipatico, ma non so chi sei e non ti fai vivo.
tante cose. Mentre la stagione del 2021 continua, la F1 si muove verso lo storico circuito di Spa-Francorchamps. Lo conosco, con Ackermann in forma smagliante. Haas spera che entrambi i piloti riescano a dar prova del loro grande talento. Tutto il Gran Premio? Domenica di gara qui a Spa. Le monoposto sono quasi pronte. Bene. Andiamo a raggiungerle in pista per questo Gran Premio del Belgio. Siamo quasi alla partenza ed ecco come si configura un po' la griglia di partenza, oggi. Dunque. Max Verstappen ha fatto un gran giro ieri e oggi è in pole position. Ah, mamma mia, ogni volta li mettono fila. Per quanto sullo riguarda stesso piano. Il resto della griglia, Bottas, Norris, Sergio Perez e Ricciardo, Leclerc, Fernando Alonso. Dai, non siamo nei primi 8. Sainz. Non siamo nei primi 10, attenzione. Tsunoda, Ackermann. Oh, siamo 12esimi. Esteban Ocon e Butler. Quando è che torneremo Jackson, a essere Giovinazzi? Jackson. Sebastian Vettel e Pierre Gasly. Che ti fai 18esimo, Seb? E Kimi Raikkonen completa la griglia. Non ho visto nemmeno dove è era Butler. È arrivata l'ora di partire. Le luci del semaforo si spegneranno e daranno vita via al Gran Premio di oggi. Ah, daranno, sì, è vero, ogni volta mi dimentico. Ok, ci siamo. Conto su di te. Non arriverà la pioggia. Arriverà la pioggia. Arriverà la pioggia. Setup ce l'abbiamo, ragazzi, qua a Spire, che è uno degli ultimi che abbiamo. Spasmi. Vai, andiamo. Vediamo un po' di fare una bella partenza. Attenzione, via. Arriva in top 5 obiettivo. Vogliono sempre troppo, comunque. Non si vede niente, non so chi è. Ah, ok, c'è qualcuno, bene. Ok, bene. Non sono veloce sul dritto, questo l'abbiamo capito. Qua stanno perdendo troppo tempo. Dai, Fernando, lentissimi. Veramente lentissimi. Dai, due posizioni guadagnate. Ora un attimo, prendiamo confidenza sempre, questa visuale. E soprattutto questa pista. Ok, proviamo un attacco. Dovrebbe arrivare a piovere, quindi in teoria dovrebbe cambiare la situazione e far qualcosa. Forse dobbiamo raggiungere la quinta posizione e poi cambierà qualcosa durante il GP o ci farà fare tutto il GP. Lo vedremo presto. Perché da pioggia, quindi vediamo. Adesso sei nella top 10, continua così. Ci aspettiamo pioggia tra un paio di giri, Casper. Ripeto, pioggia in arrivo. Sorpassa all'esterno la Source su Carlos Sainz. Top 5 è lì. La vediamo. Sorridiamo. A parte i primi due, vediamo anche il terzo, che dovrebbe essere Lando Norris. Attenzione davanti, infatti sono in lotta con Lando Norris. Penso Valtteri Bottas, Lando Norris. Déjà vu, I've just been in this place before. Velocissimi qui. Non si può passare all'esterno, non si può passare qui. Non si può passare lui. E lui passa. E comunque non è Bottas, ma è Hamilton. Lo fai sembrare facile. Come soft come tutti gli altri. Ma si è detto, va bene così, andiamo con la stessa strategia, tanto sfiga. Qua vanno molto piano a Stavelot, peccato, non è reale.
prime gocce di pioggia. Quinto posto di Charles. Largo, largo, largo apposta. Le condizioni della pista non stanno migliorando. Decidi se vuoi montare gomme da bagnato nel prossimo pit stop. Niente, siamo quinti come dovremmo essere, ma non è cambiato granché, quindi mi sa che non ci sarà nessun colpo di scena, dovremo terminare la gara. L'unico colpo di scena appunto sono le goccioline e sarà la pioggia. La situazione delle gomme è interessante, ma credo che sia meglio mantenere quelle che abbiamo adesso. A meno che andando ai box qualcosa non cambi. Sì, le gomme sono... Abbiamo una strategia alternativa a disposizione sul DMF. Subito pioggia, subito pioggia. Asfalto scivoloso. Occhio. Infatti stiamo già perdendo un secondo e mezzo di passo. Purtroppo niente giro veloce, peccato. Dietro hanno perso una valanga. Direi di andare in box? Niente più DRS, i commissari sì, l'hanno vietato a causa delle condizioni meteo. Assolutamente sì, box di slap. Pit confer. Mamma mia! Hamilton continua perché Bottas probabilmente è nei box, quindi questo è un problema. È meglio rientrare in queste situazioni. Il radar mostra che sarà sereno presto. Mamma mia, come sereno? Altri 10 minuti. Ma come sereno presto? Ma che cazzo? Ma che stai dicendo? Oh, blocchiamo noi stavolta, per la sosta. Blocchiamo noi Eden stavolta, ma è giusto così. Vai, bene. vai. Possiamo vincere, ragazzi, Fai attenzione alle gomme adesso, devi finire la gara con il treno attuale. Ci sono dei pazzi ancora in pista con quelle gomme. Russell e Raikkonen in davanti. Andiamo. Gasly anche. Cazzo. Non dobbiamo perdere troppo. All'esterno così. Sono drammatiche in questo momento per le slick. Penso che stai perdendo qualcosa Bottas. Qualcuno davanti sicuramente c'è. Vettel, lo sai bene che non puoi usare il cordolo in uscita. Io posso perché vabbè adesso questo qui è un videogioco però. Bottas quanto ha perso dietro ad Esteban Ocon. Comunque perché Vettel e Ocon sono sempre insieme? Attenzione qua. Sorpasso. Feel like Zonta, Häkkinen, Schumi. No, non è vero perché non abbiamo passato Bottas. Dettagli. Sorpassone questo. Il distacco dalla vettura davanti è 3,6 secondi. Andiamo a prendere Max, Super Max. Ci siamo quasi a metà gara. 2-4 abbiamo guadagnato chiaramente anche perché sicuramente è stato bloccato anche Max. Però qua nel Rouge non riusciamo a essere veloci quanto vorremmo.
Ah, largo. Velocissimi, adesso è entrato centrale. Relativamente rispetto chiaramente a Max. Dovevamo arrivare in top 5 e stavamo per vincere un gran premio. Logic. Stonks. Questo gran premio tecnicamente non mi porta a nulla, perché comunque Jackson non è davanti, Jackson non è in zona punti. Qua possiamo fare incetta di punti, ma che vinciamo, facciamo top 5, non importerà niente. Certo è, sarebbero due vittorie all'appello per Jackson, per Ackerman, e tre vittorie in totale con tre vittorie abbiamo fatto, quella di Paul Ricard con Jackson, sì, forse tre vittorie. Stai aumentando il distacco dall'auto che ti segue. Eccolo qui Max, due olandesi ancora in testa, tra l'altro vicinissimi all'Olanda, e con Verstappen che è anche per metà belga. Facciamo tanta fatica in quel settore, non c'è niente da fare, abbiamo tanta paura. Alonso in quinta posizione con i piloti che si fermano e box ancora. Per far cosa? Per far che cosa? Perché? Non l'ho capita. Probabilmente c'è tanta acqua, ma... C'è una nuova strategia disponibile sul DMF. Non capisco. Non capisco. Abbiamo assistito a un paio di momenti critici per le altre auto nell'ultimo giro. Le gomme intermedie iniziano a essere in difficoltà. Forse è il momento di passare a quelle da bagnato. Beh, quello sicuramente... Sicuramente lo sto notando. Ma sapete cosa vi dico? Che noi non entreremo ai box. Noi la proviamo così. Sicuramente diventerà full wet, non ci interessa. Voglio provare a vincere con le intermedie in pista. Sorpassi in pista su Max, che va ai box, lo sapevo. Ok, box per tutti. E adesso arriva il bello. Adesso abbiamo 4 giri, anzi 7, 8, 9, 10, 11, 5 giri. Dove siamo solo noi contro la tempesta. Non hai voglio rientrare box. Non si rientra box, non me ne frega niente. Voglio vedere cosa. Voglio vedere se riusciamo a fare qualcosa così. Magari non riusciamo a vincere, però. Abbiamo una strategia alternativa a disposizione sul DMF. Tanto l'obiettivo è arrivare in top 5, ripeto. Mamma mia, molto slippery, si scivola tantissimo. Proviamo a vedere se riusciamo a vincere così. Sarebbe un bel successo, oserei dire. Forse dovresti passare alle gomme da bagnato, alcune squadre lo stanno già facendo. Ma forse no. Perché alcune squadre no. Beh, cerco... credo che manteniamo più o meno il distacco. Questo non so se è un bene o un male. Credo che sia più un male. Ma va bene così. Dovrei subire aquaplaning ad ogni curva, ma non è così. Quindi va bene.
Bene così, anzi, guadagniamo anche qualche decimo. Non ho visto quanto abbiamo girato, 2 minuti? Abbiamo carburante a sufficienza per altri 5 giri. Very good. Molto bene, andiamo avanti. Qua l'abbiamo fatta bene stavolta l'eau rouge. Fa ridere sta cosa, ragazzi, fa ridere. Però c'è una nuova strategia disponibile sul DMF. Difficile. Voglio dire, non è che è super difficile, nel senso che è inguidabile, però bisogna complicarsi la vita in qualche modo. Dai, che forse riusciamo a stare sotto i 2 minuti. Prima mi sembra di aver visto 2 minuti 07. Questo è, sembra uno scherzo, ma ti allena tantissimo, tantissimo, ragazzi, la gestione della vettura. Riesci a capire bene come accelerare quando non hai la trazione, quando appunto non hai il controllo di trazione attivo. A quanto pare sempre. Tra poco la pista si asciugherà, sta smettendo di piovere. Appunto ce l'hai, come dire, ce l'hai disattivato e nella Formula 1 non c'è. E sta smettendo di piovere poi, tra l'altro. Vai, ci guardare il 5, bene. Questo è un tipico meteo di Spa e sono contento di averlo visto, perché effettivamente è così. A Spa è così davvero. Vai, senza paura, Eau Rouge. Abbiamo guadagnato un secondo e forse rientreranno nei box. Forse rientreranno nei box gli altri. Noi continuiamo così. C'è meno pioggia. 56,9, c'è molta meno pioggia. Bene, mi ha fatto bene a rimanere con queste gomme allora. Credo che non rientreranno nei box, non sono pazzi. E non sono pazzi. Bottas mi pare che sia rientrato in box. No, 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 nessuno. Nessuno è rientrato in box. Hamilton ha montato le full wet fin da subito. Ha recuperato il gap che aveva con le soft per il giro in più che aveva fatto. Ah, vedi Lewis che volpone. Ultime curve per Kasper Ackermann, che si trova con più di mezzo minuto di vantaggio sul connazionale grazie a una strategia folle, ma che ha pagato tantissimo. Finirà tanto lontano Max e va bene così. Completiamo in 55,3 e Kasper va a vincere per la seconda volta un gran premio questa stagione. Risultato. Pazzi, pazzi, davvero questa è una roba pazzesca, pazzesca. E ancora una volta Haas si assicura un arrivo tra i primi 5. Luca, stanno mettendo via un bel po' di punti. Direi una adesso. Vittoria, anziché i primi 5. Già, sono sorpreso in realtà. Invece se dai un'occhiata alla classifica ti renderai conto che non stanno facendo poi così male. Haas è stata una scuderia da seguire con interesse, sia nel bene che nel male. Sono curioso di sapere come andrà a finire per loro in questa stagione. Eccoli che vanno verso il podio. Vediamo. Poche squadre sarebbero in grado di fare quello che ha fatto la... Vediamo, perché ancora la stagione è lunga, a quanto pare. Capitolo 12. Nonostante le condizioni avverse, Kasper continua a impressionare il pubblico nel Gran Premio del Belgio, assicurandosi un risultato in top 5. Attenzione. Per quello che conta, il team è tornato in auge. Per me state andando bene. È vero? Già. Stai per concludere la carriera come volevi. Una bella uscita di scena. Non lo so, sai, se abbandonerà. Ne vuoi una? Che c'è?
Niente. Niente, che sto bene. Non guidavi così da anni. Ti stai divertendo, fai punti, ma ti vedo con quella faccia, la tua faccia pensierosa. Non sto facendo nessuna faccia. Basta. Tipo così. Ah. Ok. Ah. È Aiden. Che c'è? Non si è ancora ambientato. È depresso, ansioso e affranto. Non sta bene. Pensavo lo stessi ignorando. Sì, ma è solo un ragazzo. Ha bisogno di supporto. Da te. L'ha capito? Zoe, quante gare mi mancano? Di che stiamo parlando? Diciamo che ho ancora 3 o 4 mesi in Formula 1. E se... Dimmi. Lascia perdere. No, dai. Riderai di me. Prometto di non farlo. È una cosa stupida. Team manager. E se riuscissi... Oh mio Dio. Cosa? Ti sei addolcito, vero? Ecco, lo sapevo. Vuoi che il mondo della Formula 1 diventi un posto migliore? Tu vuoi aiutare la scuderia, Aiden e anche te stesso? Potrei farcela. Quindi Casper Ackerman ha un cuore alla fine. Lo dirò alla stampa. Zoe, sono serio. Se lo facessi... Cosa vorresti fare? In Ferrari si libererà un posto a breve. Lo chiameranno per firmare. È il suo sogno. E puoi aiutarlo? Non lo so. Vuole aiutarlo ad andare in un altro team e lui vuole essere il suo team manager, il suo fisioterapista, il suo qualcosa. Per forza. Mamma mia ragazzi, comunque, da poche puntate, in poche puntate si è completamente ribaltata la situazione. Finalmente Casper ha capito che Aiden è un ragazzino. E non è un ragazzino irruento, è un ragazzino dolce, bravo. Che ha fatto magari una o due cagate, è vero, per carità, però è un bravo ragazzo. Che bello, finalmente. Forse troveremo un lieto fine. Il lieto fine però lo trovate in questo video perché finisce, quindi è finito in una buona maniera. Noi ci vediamo prestissimo con un altro appuntamento, sempre di Breaking Point. Penso che siano 15 capitoli, quindi siamo al 12, manca piuttosto poco. Ciao ciao!